Hello guys, io sono Shane e siamo qui con un nuovo torneo sul gioco di Pokémon, gioco di carte con le family online. Oggi giocheremo con un mazzo molto particolare, chiamato Normalità. Tutti i Pokémon di tipo normale, eccetto uno che ho appena inserito nel mazzo, che potrebbe essere un'ottima scelta. Lo capirete se lo pesco, è stata una modifica proprio momentanea, non so se sarà davvero efficace oppure è stata una pessima scelta. Beh, di certo è una scelta migliore del Ditto che avevo già nel mazzo, che poteva utilizzare un attacco dell'avversario se vuole energie necessarie. E nonostante in questo mazzo girino energie di tipo erba, acqua ed elettro, non ho mai in tutte le partite, ho fatto una quindicina, ventina di partite, non ho mai avuto modo di utilizzare il suo vero effetto, quindi utilizzare un attacco dell'avversario. Almeno che quell'attacco non fosse di tipo incolore, come energie. Quindi ho voluto fare questa piccola modifica che, ripeto, vedrete se toccherò il Pokémon, che potrebbe essere molto azzeccata, sia perché il costo degli attacchi di entrambi le sue mosse sono di un'energia incolore, e in più entrambi gli attacchi hanno uno un effetto che potrebbe tornarmi molto utile, e l'altro invece è una mossa offensiva situazionale che potrebbe rivelarsi un counter di tanti tipi di Pokémon. Ma questo ovviamente dipende tutto quanto dal caso. Dato a notare che sto continuando a parlare e spiegarvi un po' come funziona questo mazzo, ma intanto l'ultimo giocatore per iniziare il torneo non lo stiamo trovando. Allora, mazzo normalità. Tutti i Pokémon di tipo normale. Ci sono tante energie, doppie in colore ovviamente, e tanto altro ancora. Iniziamo con un mazzo lotta. Quindi già le prendo al principio, visto che è un mazzo di tipo normale, buona parte delle carte sono deboli al tipo lotta. E ovviamente perdo anche il lancio della moneta. E tanto per cambiare scommetto che inizierò pure per secondo. Ma figuriamoci se funzionava bene. Allora, attenzione, il mio avversario ne aveva Pokémon Bot. Buono. Allora, devi iniziare con Farfetch e mettere Dragigon in panchina. Perché avendo già due energie in colore, posso operare nella carta extra che adesso pescherò, usare l'Elysir Max per dargli un'energia extra e dargli anche dopo un'energia in colore per riattaccare. Notare che non sta trovando la carta che cerca, quindi il suo Pokémon base non si trova. Il che in un certo punto di vista è anche uno svantaggio, perché vorrebbe dire che c'è un mazzo dedicato a un determinato tipo di Pokémon. Potrebbe essere un problema? Potrebbe essere. Peschiamo due carte. Secondo che lui non abbia già un N in mano, se no le due carte me le posso mettere in quel posto. Mettiamo Lugia in panchina, che anche lui ha resistenza al tipo lotta. Passimian, il mazzo di Passimian. Cercare di metterti tre Passimian qua per togliere un fottio con un gioco di squadra. Devo togliere 100 se non è così. 30 per ogni Passimian, 100. Ok. Ok, gli ho dato l'energia che per utilizzare la mossa lancio. Uso l'Elisir e do un'energia elettrica a... Che potrei usare dopo? Pokémon X è un GX, subire 20 in meno, però con lui subisce. Che per il momento ce la giochiamo così. Usiamo la palestra di Alisoble che mi dà 20 in più di vita a tutti i miei cari amici Pokémon. Diamo un'energia al Farfetch e andrei di lacerazione per iniziare a danneggiarlo piano pianino. Vediamo un po' cosa fa lui. Con queste due energie in colore posso fare grandi cose, se mi riesce. Ed ecco che è arrivato Tauro. Cosa userà? Il palloncino. Ok. Tornata. Mi toglie 60. Questo Tauro TX potrebbe essere un problema, perché con impatto, con l'attacco GX mi fa un male atroce. Incornata di base toglie già 60, più Chaira che toglie 10, in più 20 di base, più 10 per ogni segnalino danno che gli procuro. Quindi per il momento darei una doppia energia a Dragigon
Mi sacrifico il Farfetch. Mi sacrifico il Farfetch. Potevo attaccare ovviamente facendo gli 20 di danno, ma poi il palloncino avrebbe fatto il resto. E poi adesso avrei ricevuto il danno direttamente su magari uno dei miei Pokémon che mi servivano. Quindi ho preferito accettare la morte senza fargli danni. Penso che adesso la palestra lo potenzia tecnicamente in vita. Oh cavolo, Dragonite. Anche lui gioca con tanti Pokémon in colore. Oh, però ne ho visti due. Però questo già è un problema, perché tecnicamente lo sto potenziando. Quanto vorrei... Cioè, per sto mazzo, se trovassi Taurus CX, farei le cose fantastiche. Allora, direi di... Diamo una doppia energia anche a Lugia. Ci ripigliamo lui e mandiamo il Dragigon. Butto giù anche questo Farfetch'd. Non credo serva al momento. Lo usiamo con Grinfia. E togliamo 60. Adesso lui ci farà un male atroce. Ma tanto, tanto male. Per il momento la mia mano non è delle migliori. Eccolo, il stato GX che mi toglie 180. Prendo la carta, mando Lugia. Un'altra doppia energia, buono, buono, buono. Al momento prepariamo Lugia, potrei prendermi queste due energie, ma per il momento non mi servono. Andiamo con Scottatanta. 60. Al prossimo Scottatanto lo dovrei buttare giù, ma mi sa che mi butta giù lì prima con Ira. È odiosa sta roba qua, perché hanno... Ci esistono tantissime carte contro i Pokémon GX. Cosa, contro i Pokémon X, tipo questo Lugia, Carby, che compagnia bella. Con l'arrivo delle GX, tutto ciò non conta più niente. Non conta più niente, perché Lugia contro i Pokémon X, ma lui è un GX, quindi subisce tutti i danni. C'ha la mossa X che ti devasta. Non ha senso la cosa. Non ha senso. Che palle. Io appunto che cerco di aprire le bustine di Pokémon. Vai a quel paese, pure l'addetta del centro Pokémon, che la cura, avevo delle possibilità di buttarlo giù. Adesso me lo scordo. Ed ecco il Dragonite X con due carte doppie in colore. È bello che anche la mia mossa, il mio mazzo gira anche intorno a questo Dragonite e dagli le doppia energia, iniziare a caricargli l'iperraggio che continua a farti scartare l'energia assegnata al tuo Pokémon. Ecco 130 di danno. Sì, però questa è anche sfortuna, ragazzi, ammettiamolo. Avevo tanti. Sì, ovviamente non mi dare qualcosa per pesca. Cioè, 3N, 3 TR, no Como, insomma, quelle per pescare 3 carte e una Lilia. Non mi è arrivato niente. Però niente da pescare, niente di niente. Guarda, giusto per, mi choppo due energie, choppare vuol dire prendere. Usiamo giusto per divertimento la Porro Sberla. Ma tanto, ho già perso, il torneo è già finito per me. Più ci è mancato poi, non ho avuto neanche una possibilità effettivamente. Non ho avuto niente di possibilità. Ti è girato troppo bene il mazzo, amico. McLaurin, ti è girato bene il mazzo, punto. A me non è girato nulla. Che tristezza. E niente, ragazzi. Ci abbiamo provato. Recuperiamo un ticket. Ma purtroppo, niente da fare. Il torneo si conclude il gioco per noi. E purtroppo succede. Non si può sempre andare tanto avanti nei tornei. Però peccato, è stata una partita molto deludente. Vabbè ragazzi, qui da Shen è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi, ciao!